Ciao a tutti, anime meravigliose, come state? È un piacere essere qui con voi per la nostra lettura settimanale, la lettura angelica con l'Arcangelo Michele e i nostri angeli che ci accompagnano settimana per settimana. Allora, questa lettura è valida dal domenica 13 giugno a domenica 20 giugno. Ok, questa lettura la farò solo io, Alberto non è presente. Sarà la prossima volta insieme a noi. Ok, utilizzeremo tre mazzi di carte, anzi, pescherò anche una carta finale dal mazzo di lui 6. Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele di lui 6, di Don in Virtù, stampate in Italia da My Life. Abbiamo le carte degli unicorni e poi abbiamo le carte dei Magical Times, sarebbero gli spiriti della natura, le fate. Bene, invochiamo l'Arcangelo Michele per connetterci con la sua energia più elevata. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e aiutaci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, la vera luce, l'amore più puro e incondizionato di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Grazie, caro Dio. Grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Bene, andiamo a mischiare le prime carte dal mazzo dell'Arcangelo Michele. Sono uscite due carte. Abbiamo la prima carta, rispetto di sé, abbiamo la seconda carta. Tu e i tuoi cari siete al sicuro. Ok, ora andiamo a vedere. I pensieri positivi creano risultati positivi. Volevo chiedere a chi mi segue se tra di voi c'è un designer che si occupa di fare disegni col computer, va bene, che sa, insomma, sa fare, non so come si chiamano, si dovrebbero chiamare web designer o designer, per aiutarvi a fare le carte, va bene. Se siete interessati, chiamatemi al numero qui sotto, per piacere, contattatemi così possiamo parlarne. Allora, prendi un impegno. Vediamo le carte degli unicorni. Crescita. Che belle le carte degli unicorni. Sono stupende. Guardate, questa carta sta spuntando all'improvviso. Vediamo un po', sei amato. Vediamo poi che cosa ci vuole dire. Bene, l'amore sta entrando nella vostra vita. Partnership, questa è molto molto importante, quindi un'unione potrebbe essere sia lavorativa per alcuni, per altri potrebbe trattarsi di una vera storia d'amore. Io adoro queste carte, ragazzi. Amo i disegni, scusate, stanno cadendo tantissime tutte insieme. Ah, mi disegniamo i messaggi di queste carte, sono veramente bellissime. Ne è caduta una. Abbiamo gentilezza, quindi va a rispecchiare anche la carta precedente, la prima carta del mazzo dell'Arcangelo Michele, dove si parla di amore e di rispetto per voi stessi, per voi stesse. Vediamo un po', danzare. Ok, insomma, stiamo parlando di entrare in frequenze
di allegria, di gioia, di spensieratezza ci vuole, non bisogna parlare solo di cose serie, abbiamo anche un momento, una rinascita, rinascita. Ok, andiamo a vedere un attimino le carte di lui 6, prendiamo la carta, una carta dal mazzo di lui 6. Messaggio potenziante attraverso le affermazioni positive dal mazzo ama amare come amare se stessi. Va bene? Lui sei era la più grande nel mondo delle affermazioni positive. Ok? Abbiamo sono al sicuro nel mio mondo. Poi andiamo a vedere. Ok, allora l'Arcangelo Michele ci sta parlando di avere rispetto per noi stessi, per noi stesse. Mi raccomando, è importante non permettere a niente, a nessuno di scavalcarci, di metterci i piedi sopra, di dirci cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Non permettete a nessun compagno di vita o genitore o amico o amica di, diciamo, di prendere un potere troppo grande rispetto a quello che è il nostro potere personale. È venuto il momento di amarci di più, è venuto il momento di rispettarci di più. Avere rispetto di noi stessi significa anche non scendere a compromessi con alcune persone o con alcune situazioni. Quando non vogliamo fare una cosa, quando sentiamo che quella cosa non è per noi, abbiamo il coraggio anche di dire di no e di pensare al nostro benessere, alla nostra gioia, a ciò che ci fa stare bene e in pace. Alle volte veramente ci sono persone intorno a noi molto autorevoli che quasi quasi possono anche schiacciare la nostra personalità. Dipende da quanto noi abbiamo rispetto di noi stessi, perché se noi abbiamo autostima, abbiamo rispetto per noi stessi e per la nostra anima e la nostra vita, non permetteremo a niente, a nessuno di farci questo. Quindi non entriamo nella paura. L'Arcangelo Michele sta dicendo: non ti preoccupare, sei al sicuro, tu e i tuoi cari siete al sicuro, siete protetti. Continua a pregare, continua a chiedere la protezione dell'Arcangelo Michele. Tutto sta andando bene. Quando si chiede la protezione, assolutamente le energie iniziano a vibrare in una frequenza più alta, le cose iniziano ad andare bene. Bisogna anche cercare di associare pensieri, emozioni positive nei nostri progetti, nei nostri sogni, nei nostri obiettivi, nelle nostre giornate. Iniziamo le nostre giornate rimanendo diciamo grati per quello che abbiamo già, per come per il fatto che Dio ci ama, per il fatto che la vita è meravigliosa, per il fatto che già il fatto stesso di vivere, di respirare, di avere qualcuno che ci vuole bene, avere un cagnolino, un gattino, avere una mamma, un papà, un amico, un'amica, un compagno, una compagna che ci amano, e questo è, ci vuole gratitudine immensa, anime infinite. Io ve lo dico con amore. Alle volte si danno per scontate delle cose, alle volte quando si perde soprattutto una persona cara, ci si rende conto di quello che si perde, no? Quindi invece cerchiamo di essere grati per quello che abbiamo, cerchiamo di essere grati per la vita, per l'amore che la vita ci dà. È venuto il momento anche di prendere un impegno con Dio, con l'Arcangelo Michele. Se abbiamo bisogno di aiuto, se abbiamo bisogno di, come dire, di un aiuto nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, una mano anche per sciogliere una situazione importante che ci sta dando preoccupazione. Come la carta precedente dice, siamo al sicuro, siamo protetti, però prendiamo un impegno con gli angeli, con l'Arcangelo Michele, mettiamo tutto nelle sue mani affinché possa operare a nostro favore, affinché possiamo liberarci da questi pesi, da queste preoccupazioni. Va bene? Molti di voi stanno facendo un grandissimo lavoro energetico per elevare le frequenze, un grande lavoro di attitudine positiva, di azione, di crescita spirituale, di meditazione, di preghiera, di perdono, di compassione. Tutto un percorso molto importante che poi porta anche a trascendere, diciamo, ad avere un vero e proprio
proprio upgrade e quindi questa è una carta molto potenziante in quanto vi sta confermando che state arrivando a un livello spirituale successivo, va bene? Però alcuni di voi invece hanno bisogno di una mano e quindi questo è un invito a trovare una guida, un mental coach, un personal coach anche nel percorso spirituale che vi possa un attimino prendere per mano, vi possa un attimino aiutare a salire nelle frequenze, perché sei chiamato alla crescita e al riallineamento con la tua anima, col tuo sé superiore, per allinearti allo scopo divino della tua anima, ok? Diciamo che qua dice prepara la tua vita perché sta arrivando un nuovo partner, quindi una vita romantica, magari qualcosa di romantico sta entrando nella tua vita e che credi nel fatto che sia una persona amorevole, credi nel fatto che l'amore sta entrando nella tua vita, parla proprio di partner di vita, quindi assolutamente se stai frequentando una persona, se ti stai ponendo il dubbio, questa persona è quella giusta oppure no, assolutamente abbi fiducia in Dio, nell'Arcangelo Michele ti sta dicendo: ascolta il tuo cuore, sei una persona amorevole, sei amato, sei amata e in più è uscita la carta di partnership, quindi è possibile che con questa persona voi avrete veramente un'unione come coppia. In alcuni casi si parla anche di partnership, scusate, di partnership di lavoro. Quindi se ti stai chiedendo se questa persona è quella giusta per una società, come dire, per completare un progetto, assolutamente la risposta è positiva. Ancora, gli angeli della natura ti stanno invitando a essere gentile con te stesso, essere gentile con te stesso, a farti delle coccole, vai nella natura, ascolta musica rilassante o musica che ti fa divertire, godi della vita, hai bisogno di gioire, hai bisogno di coccolarti, hai bisogno di amarti, c'è bisogno di questo, va bene? Hai bisogno di essere gentile con te stesso, alle volte sei troppo severo, sei troppo severa, ti aspetti troppo da te, va bene l'azione, va bene essere focalizzato e focalizzata, però bisogna anche un po' staccare, bisogna anche amarsi e soprattutto bisogna ringraziare per tutto quello che hai realizzato fino ad oggi. Essere grato, essere grata per quello che sei riuscita a fare fino ad oggi. Stai tranquillo, stai tranquilla che i tuoi progetti, se tu metterai tutto nelle mani di Dio, degli angeli e dell'Arcangelo Michele, i tuoi progetti mano a mano si andranno a realizzare. Come dicevo prima, è venuto il momento di ballare, di danzare, di goderti la vita perché ti fa bene, ti aiuta a sfogarti, ti dà carica energetica, va bene. Potrebbe essere anche una danza lenta, potrebbe essere anche una danza che ti aiuta a seguire il ritmo della vita. L'importante è ascoltare un po' di musica e connetterti con la musica che più ti piace, che ti aiuta anche a riconnetterti con la tua anima, ascoltare la voce del tuo cuore. Abbiamo parlato di crescita spirituale e parliamo anche di rinascita. È la rinascita spirituale per molte anime che, come vuoi, diciamo, stanno spiccando il volo, hanno intrapreso un percorso spirituale, stanno facendo un percorso di ascensione, di elevazione, di trascesa dell'ego, state veramente raggiungendo, dei livelli molto alti, è una vera e propria rinascita per voi perché tutto quel dolore, tutta quella sofferenza, tutta quella negatività, tutte quelle energie che sentivate non risuonare con voi, ora come si dice, questa densità è alle spalle, ora voi state veramente elevandovi e quindi è una vera e propria rinascita per voi. I cambiamenti positivi sono alle porte, cambiamenti positivi per tutti voi, ok? Sono al sicuro nel mio mondo, dice questa carta meravigliosa. Scelgo di credere che tutti sono sempre pronti a dare una mano, così ovunque io vada nella vita, so che le persone sono lì per aiutarmi. È anche molto importante rimanere aperti al cambiamento e aperti soprattutto al fatto che esistono tante persone amorevoli e gentili, tante persone disposte ad aiutarci quando abbiamo
bisogno, ok? Che possa essere una parola gentile, un consiglio. E ripeto, molti di voi, il consiglio degli angeli, hanno veramente bisogno di una guida, di un mentore, di un coach, di qualcuno che vi possa dare veramente quella spinta, quell'aiuto amorevole per crescere nel vostro percorso spirituale di crescita personale, ok? Bene, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Io sono veramente felice di aver condiviso con voi questa lettura. Volevo ricordarvi che il 17 e il 18 luglio 2021 ci sarà il webinar di connessioni angeliche. Ragazzi, le iscrizioni sono aperte, in promozione, massimo 20 persone. I primi 3-5 iscritti riceveranno il corso di connessioni angeliche online gratuito del valore di 333 euro, quindi riceverete la promozione vigente per il webinar e in più il corso online gratuito. Quindi non esitate a contattarmi per maggiori informazioni. Iscrivetevi adesso se questa è la chiamata della vostra anima, se avete voglia di ascoltare la voce del vostro sacro cuore, cosa ha da dirvi. Imparerete tutto sull'ego, come trascenderlo, come radicarvi, come proteggervi, come connettervi. Vi verranno dati tutti gli strumenti necessari per poi proseguire da soli una volta che si concluderà il webinar, che durerà ben 2 giorni, sabato e domenica, 4 ore circa il sabato, 4 ore circa la domenica. Mi raccomando, se avete bisogno di una guida, di un aiuto per uscire dalle vostre paure, dai sistemi di credenze limitanti, da tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i vostri obiettivi, di ascoltare la vostra anima, di stare semplicemente bene, sereni, senza paura, senza stress, senza pensieri negativi, Logos Healing potrebbe essere veramente la soluzione giusta per voi. Avrete un risultato immediato fin dalla prima sessione. Si tratta di un percorso di coaching che va dalle 3 sessioni alle 20 sessioni, dipende dal tipo di percorso che voi volete intraprendere. Se volete manifestare, se volete riprogrammare il vostro subconscio per allineare i vostri sogni obiettivi personali, a far sì che il vostro subconscio collabori nella manifestazione dei vostri sogni e dei vostri obiettivi, potete lavorare sempre con me con Logos Healing. Il coaching è veramente un lavoro straordinario che vi dà risultati tangibili e concreti, va bene? Mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce a distanza o di persona per chi si trova in Sardegna. Io ricevo ad Alghero. Se volete ricevere la connessione al sé superiore, ricevo ad Alghero. Se volete che vi facilito una lettura angelica con le carte o come connessione diretta, è possibile farlo anche a distanza. Quindi potete contattarmi anche per questo. Sono anche tante altre le cose di cui mi occupo. Contattatemi per qualsiasi domanda. Io vi saluto. I miracoli esistono, credi nei miracoli, ok? Sii felice, la vita è meravigliosa e bella. Un bacione a tutti, a presto, ciao.